insieme a Luca Fasan, assessore al Comune di Monfalcone, per questa ultima perla del Comune di Monfalcone per quanto riguarda questa grande estate in piazza. Road Live Festival, insieme a tantissime iniziative, com'è andata? Mi sembra, l'hai visto anche tu, è andata benissimo, abbiamo avuto tantissima gente, c'è stata una nota di originalità, abbiamo voluto chiudere l'evento estivo con questo meraviglioso evento appunto motoristico, abbiamo avuto il piacere di avere l'Harley Davidson che ci ha onorato della sua presenza, le Abarth, i Quad, le macchine americane, la musica, insomma la somministrazione, tantissima gente, ormai insomma il volano da questo punto di vista qui è partito e quindi vedo che la gente risponde. Per quanto riguarda l'estate, ci sono stati fatti nel corso di tutta l'estate tantissimi appuntamenti, si sta lavorando per l'inverno per renderlo sempre più vivo anche. Beh, assolutamente, quindi diciamo che siamo partiti col famoso opening di Gabri Ponte che tutti ricordano, questa è la chiusura praticamente del periodo estivo, adesso ci saranno altri eventi qua a brevissimo, ricordo anche la festa della danza, c'è una bellissima mostra qui anche degli anni 80 in galleria espositiva, chiaramente abbiamo già fatto l'inaugurazione del nuovo cartellone del teatro, quindi tantissima carne al fuoco e tra poco organizzeremo anche tutti quanti gli eventi che riguardano il periodo di Natale. Benissimo, grazie Luca Fasan, l'assessore al Comune di Monfalcone, buon lavoro. Grazie a voi. Finalmente siamo arrivati alla conclusione di questa grande serata, tutti stremati ma contenti. Elena Toffoli, Lucio Vittor, l'avvocato D'Alessandro, Emiliano ovviamente. Com'è andata questa sera? Parto da te Elena. Sempre da me che non ho voce questa sera, parlerò poco. Non ce n'è. È andata molto bene, sono molto contenta. Il mondo dei bikers all'inizio spaventa, invece sono veramente delle persone molto educate e anche la moto può portare disciplina. Io sono molto felice, stanchissima ovviamente, mi scuso perché c'è stato comunque qualche inceppo di qualche problema con l'impianto audio luci, però sono cose minimali quando c'è l'entusiasmo, l'energia e della grande collaborazione. Io voglio ringraziare lo sponsor, il main sponsor, l'Harley Davidson, che ci ha accompagnato in questa avventura e continuerà domani. Voglio ringraziare la Abarth, che domani sarà con noi qui, le macchine, le American Cars e i Quad, che noi continueremo a vedere domani. Grazie. Parola a Lucio Vittor, ovviamente, che ha contribuito all'organizzazione di questo primo Road Life Festival. Certo, per me è stato un onore essere al fianco di Elena Toffoli, ho avuto e mi ha trasmesso l'entusiasmo e sicuramente ci ha arricchito un po' di più, soprattutto in questo mondo nuovo delle moto, le quali si sono sposate benissimo in un centro storico come questo qui di Monfalcone.
Avvocato, anche la sicurezza è stata perfetta. Quella è fondamentale, anche perché è una cosa di cui mi occupo io, ci tengo molto. Soprattutto la grande disciplina che hanno dimostrato i bikers, arlisti e non, persone estremamente educate e per bene. È anche stato bello come Monfalcone ha risposto a questo primo evento, come ha caldamente accolto l'artista che brillantemente, la nostra ospite, brillantemente ha saputo tenere testa al piccolo gap tecnico che non è di peso dalla produzione. Questo lo devo ovviamente sottolineare, non per sollevare da ogni responsabilità la signora Toffoli, che lavora lacrimente da 2 giorni ormai ed è sveglia da stamattina alle 6. Questo assolutamente lo devo sottolineare. Saluto finale da parte dei bikers che ovviamente sono intervenuti qui con noi. Beh, è una bellissima organizzazione, secondo me. Prima edizione partita già alla grande. Bel movimento, tanti contatti, quindi interessante per il prossimo anno, senz'altro. Anche qualche moto venduta. Abbiamo venduto una moto in questa festa, quindi... Perfetto. Assolutamente. Non lo voleva dire, cosa grave. Non si dice, non si sa mai. Non volevamo intervistarlo, ma lui nei nostri video ci deve stare sempre. Anche perché è l'arleista. Ciao Giannone. Ciao, perché ci sto dentro il video, ancora. Comunque bene, dai, siamo contenti, bella esperienza, bravi e basta. Bravi e basta. Non è facile organizzare tutte queste cose, farei veramente dei complimenti a Elena. Chiudiamo con un applauso quindi a Elena, a Lucio e ovviamente l'avvocato D'Alessandro. Road Life Festival, prima edizione Monfalcone. Ospite speciale al Road Life Festival a Monfalcone, Miss Beba. Buonasera innanzitutto Beba e benvenuta a Monfalcone. Buonasera, grazie mille, è stato un onore essere qua per me. Da dove nasce Beba? Perché abbiamo visto un pubblico di ragazzini che si stavano strappando i capelli. Spiegaci il tuo trucco, oltre alla bravura. Il mio trucco è essere fondamentalmente me stessa. La musica è la mia passione da tanti anni e porto me stessa nei miei pezzi e sul palco al meglio che posso, e penso che questa cosa la gente la senta e quindi va da sé. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro ce ne sono moltissimi, non posso ancora svelare molto perché sono ancora un po' inediti, diciamo, ma abbiamo tante cose in programma, io e la mia producer Rossella. E a breve usciranno i pezzi nuovi, io sono sempre attiva, diciamo, scrivo tanto, quindi pian piano usciranno tutte le cose nuove. Cogliamo l'occasione per ringraziare e salutare tutti i tuoi fans che sotto palco quest'oggi ti hanno sentita. Grazie a tutti, è stato veramente pazzesco per me essere qui, è stato davvero un onore, mi sono divertita tantissimo, vi ringrazio e spero di tornare presto. Un bacio. Grazie Beba. Ciao, grazie mille.